Bentornati amici di Ground of Gamers, siamo su DayZ Standalone. Sto cazzo di effetto lo odio, ok. Fa freddo da quello che sembra, non lo so cosa abbiamo. Io questo gioco, ripeto, mi affascina tantissimo, ci riprovo sempre, ma alla fine della fiera chi c'è qui dentro? Chi c'è qui? Oh, se può bucca chi drento? Grande Matteo, qui si può dormire? C'è stanchezza, vabbè. Scusate un attimo che cerco di levare questo motion blur adesso. Sì, mi stava proprio mi sta profondamente sui coglioni questo motion blur. Allora, ti sta per diventare subito buio? Bene, dove cazzo vado? Andiamo a zonzo per i prati. Andiamo a zonzo per i prati. Chissà se c'è anche Daniele. Chissà se riusciamo a fare un party chat e proviamo a vedere cosa ne esce fuori. Al momento so che sta per far buio, mi pare, e c'ho le mani, basta, non c'ho altro. 1 2, niente, c'ho solo le mani. A posto, ragazzi. Abbiamo fatto un giretto piccolino e non abbiamo trovato un'emerita ceppa come al solito. Ma perché io su sto gioco non trovo mai incazzo? Ma com'è che la maggior parte di questi giochi survival te fanno apposta a mettere le cose, una nascosta in mezzo alla foresta, un'altra... Boh, guarda, mo me se devo mangiare per farmi trovare qualcosa, oppure il momento in cui trovo qualcosa me se mangia. Comunque, è un buon punto mi pare questo gioco, perché anche graficamente non mi sembra peggiorato, anzi. Rumori, tocca sta in campana. A un certo punto andiamo a guardare pure laggiù che c'è. Mi desolato. Come? Apriamo questa porta, entriamo dentro, ho visto già due case, ho trovato lo stesso arredamento, deve essere un paesino di una dittatura comunista. Andiamo di sopra. Questa non si apre, ma pure nell'altro video ho trovato una cosa del genere, pure stavo in un altro server, da tutt'altra parte. Ancora? No. Chiudi le porte, ma che è? Rettifico. Stiamo ancora a cara mamma. Sì, mi ricordo una cosa da una stanza. Sono tutte uguali le case. Eh sì, eh. E direi proprio di sì, eh. Almeno una cetta l'ho trovata, dai, va. Almeno questo. Che c'è? Un lettino. Uè. Devo mangiare qualcosa, ho capito, che mi mangio? È morto vivente, trovo un cazzo. Ora mi sento un po' più sicuro con la mia accetta Madame Adore, che ora ripongo però nel caso in cui debba correre. Uccelletti. E
un po'. Ti letti, nient'altro. Sempre l'ansia che faccia buio. My stomach grumbles. Niente, siamo in questa landa desolata. Andiamo laggiù, nessuno, e laggiù, nessuno, bene, ogni volta che trovo cose del genere mi viene sempre in mente le parole di Christian, che mi fa, bello su quel gioco, che può essere Nether, come può essere Stodezzi, come può essere anche Battlefield, è bello, vedete, cammina, perché non c'è sta nient'altro da fare, vabbè, no, certo, in questo caso dobbiamo cercarci qualche arma, una l'abbiamo trovata, la vedete? Abbiamo dato anche uno zainetto. Ora però cerchiamo di capire dove possiamo andare per il qualcosa, anche perché c'è pure che poi mi sorprende la notte. Ma mi sa che qui le case sono finite, mi sa che tocca andare là. Vediamo un po' che cosa potremmo mai trovare. Comunque è un server morto, praticamente c'è nessuno. Meglio, perché così ci pratichiamo ancora di più, perché quasi quasi ci avessi una pistola fare. Oh, farei un casino adesso. Che ci potrà stare qua? Oh, un sacco di scatoni e niente roba, scommetti. Tesoro mio, lo so che il tuo stomaco gorgoglia, però non troviamo un cast, dove fa? A pescare. Di solito con questi grassi hangar agli angoli si potrebbe trovare qualcosa. La prendo, sì. La siga. Ci famo la siga. Non fate battute scontate. Cioè, la serie, però magari se lo mettessero un pochettino più visibile il loot, sarebbe anche meglio. Ma chiudi meglio, che cos'è? Ok, praticamente siamo in visita alla città all'isola di Cernarus, o Cernarus che dir si voglia, perché qui è l'ambientazione presa para para, diciamo, essendo una mod di Arma 2, anche se è una versione stand alone, ma il motore è tutto, è relativo al gioco di Bohemia Interactive. Sì, certo, come no. Niente, purtroppo, 3 km, 4. Oh, oh. Mi sembra di aver sentito degli spari. Guardate, eh. Sì, la figura del tonno la faccio io. Che cosa sparano? Se non c'è nessuno. Saharani, là. Se andiamo in vacanza là. Tutto qui stiamo ai case nere. Vediamo un po' sta casa nera se ci sta qualche cassa. Io ho fame, tiro la coda al can. Le case nere non c'è un emerito cazzo. Porta? Porta. Certo. Vediamo un po'. Mm,
caminetto, se fammo una brace, se mangeremo pure, avevamo talmente fame che ci mangeremmo sta pelle. I cassettini giustamente qui si possono aprire, io è un po' che non c'è gioco, ripeto sto gioco, ma il cane morto c'è? Che così se lo mangiamo? No, eventualmente? Non c'è? Che cos'è questa cosa bellissima? Vediamo un po'. Oh, una mazza a baseball. Vabbè, ma fai prendere? Grazie. C'è nient'altro. C'è una cosa per casa praticamente. Se ci avessi una pazienza, che non c'ho, io fra un po' lo frullo già. Lo sapete che io non sono molto paziente che giochi, per me campano proprio poco. Se, dicevo, se dovremmo stare a trovare una cosa per casa, una cosa per casa, gioco di parole, in realtà questo è, ogni casa io trovo al massimo un oggetto luttato. Chi è? Mo. Camminiamo per la strada, io e te. Cioè io c'ho fame, c'è un frigorifero, non si può aprire. Ma perché non mi fate qualcosa di decente a me? Perché? Perché non mi fate giocare qualcosa di decente? Sì, tutti quanti, che sei matto, DayZ è il gioco, la simulazione, survival. Non si può fare niente. Che cazzo posso fare? Posso trovare ogni oggetto per terra ogni tanto? Apri una porta, che cazzo? Ma che cazzo devo fare? Ma poi ogni tanto riesce fuori il mostro, che ancora non ho visto, peraltro. Questo rumore che ancora non ho visto peraltro, e con dei controlli macchinosi di questo tipo, madonna, guardo che non lo vedo, se cammino di lato non vedo il colpo della, c'è un ritardo, un delay allucinante. Vabbè, sì, bello, molto bello, tutto molto bello. Ma mi sto a morire dei pizzichi, francamente. La roba qui, vedo, ogni volta che vedo un cazzo di gameplay, vedo la gente che arriva, fucili, bomba a mano, trick track, aerei. Qui c'è un cazzo. Manco la mappa funziona. Se faccio M, non funziona la mappa, non c'è. Porca puttanaccia schifosa. Perché non c'è la mappa? Sulla versione, sulla mod c'era, perché mo non c'è la mappa? Se posso sapendo cazzo sto, se devo prendere, incontrarmi con un amico mio, mando cazzo gli dico che sto, vieni dentro DayZ, ci sono 8000 server, a culo beccami, ma che cazzo, che stai, la sega, no, facciamo battute, ma che ci faccio, Jackson, ok, ma come funziona la sega? Basta, ho deciso che vi faccio vedere da questa visuale. Sono tutti uguali gli interni delle case. Tutti uguali. Ma che c'è, sono stato o no? Minchia, ma sto a soffrire di labirintite. Ma come che? Per carità, ha migliorato, quello che te pare. Vabbè, raga, è sempre un alfa, certo. Io poi con sta scusa, è sempre un alfa. Che due coglioni. E quando cazzo lo fate in gioco buono? Questo sta a morire di fame, non si può magnà, non c'è niente da magnà, do cazzo lo vado a prendere, non c'è da magnà, non c'è, non è possibile, non si può magnà sto gioco, però c'ho fame, non c'è l'indicatore della salute, non lo so dov'è, ma so io che mi sbaglio, so, per carità, questo che è, questo, le scarpe, non c'è, su quell'altro c'era, I want to drink something, ho capito, c'ho, soltanto qui in basso a sinistra c'ho le, va a bevar mare, di va. Vaffanculo, va. Ma che è? Il potere di Grayskull? Ma che cazzo è? Ma come ti sei messo a preparare? Sono uscito dalla città. Non ho incontrato uno zombie in tutto il gameplay. Aiutatemi, mica posso fare. Perché non ho incontrato uno zombie per tutto il gameplay? Che gli ho fatto i zombie? Io sto sul cazzo. Gli sto sul cazzo gli zombie. Vado a far bagnetto. Bevi l'acqua del mare. Ma che è? Ah, non è mare, è l'acqua, è una laguna praticamente.
Sapete che forse questo gioco è più giocabile da in terza persona che in prima, mi sto rendendo conto, vabbè. Ah, sdraiamoci. Sdraio nella. Ah, famosa una pennica. Il gameplay più inutile che abbia mai visto, però almeno vi aiuta a capire che tipo di gioco è, insomma, voglio dire, sarà un gioco promettentissimo. Dio, questo posto sembra vicino al lago di Bracciano, c'è un posto così, graficamente eccelso, cioè eccelso, è un'ottima grafica. Raga, che vi dico, avrò beccato un server vuoto, che vi devo dire, io non so che dirvi, però sta di fatto che ho fatto veramente, dove stiamo, a cambi uobo, cambi uobo, e cambiamolo sto uobo. Però sento dei rumori ogni tanto, ho trovato una città, qui non ci si potrà entrare mai. Vediamo se riesco ad arrivare laggiù a vedere che c'è, la faccia a piedi, e dove fa? Se può mangiare, non c'è stancato. Continuiamo a camminare, perché il paese ce lo siamo lasciato alle spalle, almeno quello, e noi stavamo andando di qua nella speranza di trovare qualcosa, perché fino adesso non abbiamo trovato niente. Questo si sta a morire di fame, si sta a crepare di sete. Ho capito solo, guardate un po', chi è fanculo. Chi è fanculo. Un uccello, è l'unica cosa viva che ho visto. Oh, bello. Sta morendo dei pizzichi. Quando si becca un server così. Dice un faro, mi pare. Arriviamo a quel faro. Capirei. Madonna, mi sento. Sto a fatica io. Sto poraccio. Triste. Buttato sul ciglio della strada. Magari passasse Rick, ne so, Daryl, questi dei Walking Dead, deve essere una mano. Mai che passa qualcuno, il governatore pure mi prenderei. Certo, se passasse, oddio, Michonne, ma più che altro, come si chiama la ragazza del China? Mannaggia, vabbè, qua là, insomma, quella dovrebbe passare. Però non so che ci potrei fare su sto gioco. Boh, ma Sara, poveraccio, questo ragazzo soffre di solitudine totale, oltre che il mondo è andato a fare in culo, lui cammina per la strada. Ma mica saranno quello che credo, sono scarpe? I ate something. Ma sì, piamole, va. Che scarpe c'ho? Vabbè. Brutto segno che trovo un par di scarpe per strada. Vabbè, ritorniamo. Visuale prima persona. Cioè, per strada, in mezzo alla strada, sulla linea di mezzeria. Le scarpe. Hanno preso sotto qualcuno e hanno. Magari l'ambulanza si è scordata le viaie. Ascoltiamo il treno che passa. Niente. Non c'è nulla. Non c'è niente. Corriamo. Tanto lo so che prima o poi arriva, trovo un zombie e mi secca. La torcia. Mezza strada, che è successo qua? Prendi flashlight. Ragazzi, almeno. Oddio, dove mi sono perso? Ah no. Giusto, da qua. Sempre. Che vedevo lì. Corri ragazzo laggiù, tatara, vola più in alto del blu, papara. Io penso, non so voi, ma visto che per arrivare laggiù a quel cazzo di faro che sta praticamente là, ecco, se vede un pezzettino lì al centro dove metto la palletta, lì metto il puntino del centro schermo, sta là, ci vorrà una vita. Io penso che il proseguo di questa avventura forse ve lo farò vedere nella prossima puntata, ma anche no, forse darsi che se la prossima puntata sarà così, siete autorizzati a disiscrivervi dal canale, non vi porterò rancore perché giustamente annoiati a morte
da questo gioco. Tutti a fuoco, te zii, non capisci niente, è bello. Le case, zitti una casa. Vabbè, che è qua? Un autobus, vedi che botto che ha fatto questo autobus. E che te pare che non c'entri sull'autobus io? Ci devo entrare per forza. Sangue. Tutta ruggine, cioè. Chi c'è? Non c'è niente. Controllore, hai fatto il biglietto? L'ho fatto il biglietto. Sì, andiamo al mare, certo. E come finì questo gioco? Uscì un serpente zombie, lo morse e si trasformò. Vabbè. Ora proviamo a rientrare un'altra volta. Chi è quella? Niente. Prima casa. La prima casa a destra, questo è il cammino. E poi dritto. Fino a fanculo. Oh, altre scarpe. Ma abbiamo un'altra scarpa. Athletic. Abbiamo tutte scarpe. Prendiamo. Io non mi posso mangiare scarpe, mi dai qualcosa da mangiare? C'è? No, chiudi sta porta che fa corrente. Di tanto impazzisce. Niente, non c'è niente. Ma perché io devo giocare a sti giochi? Perché non c'è niente qui dentro? Che gran bel gioco, sì, ok, ma non c'è niente. Qua? Manco qua. Porco. Il pozzo, fatemi buttare dentro al pozzo. Fatemi buttare dentro al pozzo. Madonna, spacco le assi. Mi voglio buttare dentro al pozzo. Perché non si rompe il pozzo? È una. Io sto dando le accettate a del legno. Perché il legno non si rompe? Ditemi. Allora, 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6. Non si rompe il legno, non si rompe. Ok. Certo che Zeb 89 quando certe volte le dice le cose c'ha ragione. Non tutto però. Ogni tanto senti dei rumori come di qualcosa di vivo in vicino, ma non c'è niente. Sì, vabbè, lo so come state per dire. Ah, bravo, sei stato sfigato, hai preso il server del cazzo. Ho capito. Ogni volta che entro il server del cazzo. La roba non si trova, dove la mettono non lo so, dove luttano gli oggetti non lo so. C'è qualcuno, un altro giocatore che mi ammazza, vi prego, almeno per vedere se c'è qualcuno. Porca puttana. Ciao. Mi arrendo, qualsiasi cosa io mi sono arreso, alla grande. No? Non mi posso arrendere? Allora sai che ti dico? Mi metto a sede. Anzi no, chi è? Fanculo. Ragazzi, vabbè. Con questo vi saluto, vi chiedo scusa per il video, se potete trarre degli spunti da questo gameplay, fatelo tranquillamente, ne sarei anche molto orgoglioso, perché comunque vuol dire che non ho perso tempo e la mia vita non è buttata così come mi sento in questo momento. Fatemi sapere quello che ne pensate, se magari sbaglio qualcosa io ditemelo, se magari dovevo fare qualcosa che non ho fatto, non lo so, eccetera. Certo, io ogni volta che entro mi ritrovo in queste condizioni a dover cercare. Se qualcuno mi dicesse anche magari, dice sì, googla, ho capito, googlo, ma trovo tutto in inglese, trovo tutto quello che già faccio, solo che gli altri trovano tutto il mondo, io non trovo un'emerita ceppa. Laggiù ci sta il faro, a sto punto, credo. Ho il dovere morale di arrivarci. Siamo arrivati al faro. Bello il faro.
Se ci posso entrare mi incazzo, vabbè. Ma che significa? C'è una scala? C'è... Ah. Ci posso salire? Beh, mi stava già strani, Forse qui eventuali zombie che non ci stanno comunque. Il gioco senza zombie. Vabbè. Raga, che bevo di? Godetevi questo panorama. Alla prossima. Da Sam Cook per clanofgamers.it. Ciao.